Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto a tutte voi e a tutti voi da Denise Arcieri. Lo scorso 5 gennaio nel santuario della Verna è stato inaugurato l'ottavo centenario delle Stimmate di San Francesco e si concluderà il 17 settembre. E noi oggi ne parleremo con padre Giuseppe Burascano, formatore dei novizi presso il santuario della Verna. Ben trovato, padre Giuseppe. Un saluto a tutti, pace bene. L'ottavo centenario delle Stimmate rappresenta una delle tappe dell'ottavo centenario francescano, un cammino iniziato nel 2023 e che si concluderà nel 2026. Che significato ha per la famiglia francescana condividere questo percorso attraverso uno spirito di comunione ecclesiale, l'approfondimento proprio carismatico della fraternità francescana? È un percorso veramente importante questo che ci vedrà come famiglia francescana impegnati in questi anni. L'anno scorso il centenario sul presepe, il greccio, quest'anno ecco il centenario sulle stimmate, il prossimo anno sarà sul cantico e il prossimo anno ancora, ecco il 26, poi sulla morte di San Francesco. Sicuramente dietro il ricordo di questi eventi sono tutte occasioni che ci permettono di incontrare tanta gente, di offrire ancora oggi il messaggio di San Francesco, ma questo ecco non solamente come famiglia francescana, ma sta avendo e penso che avrà sempre più un risvolto anche ecclesiale. Sono tante le iniziative anche fatte in collaborazione con la diocesi, in modo particolare per esempio per il centenario delle Stimmate con la diocesi di Arezzo e comunque con tutta la regione e le diocesi della regione toscana, anche dei pellegrinaggi che si sono avuti da parte di alcuni vescovi o del clero, quindi sono tanti pellegrinaggi che vengono non solo da realtà francescane, ma veramente stiamo vedendo la grazia qui alla Verna di avere tanta gente di veramente proveniente da tante, tante da tante realtà e molte veramente anche diocesane, quindi ci stiamo rendendo conto come Francesco veramente ha un respiro ecclesiale. In realtà è nato proprio così, quando Francesco è stato seguito dai primi frati, lui ci teneva che questa piccola famiglia avesse un carattere ecclesiale, fosse dentro la Chiesa, e questo dopo 800 anni ancora è presente e di questo non possiamo che esserne contenti. Oggi parleremo nello specifico dell'ottavo centenario delle Stimmate di San Francesco, questo evento straordinario avvenuto nel 1224, è uno dei momenti più emblematici della vita di San Francesco e della sua profonda unione con la passione di Cristo. San Francesco stesso fu a chiedere di provare lo stesso dolore di Gesù. E questa richiesta fu poi esaudita. Ricordiamo ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici come è avvenuto questo evento prodigioso. Ci dicono le fonti era intorno alla festa dell'esaltazione della croce, quindi vicino al 14 settembre. In realtà noi oggi lo celebriamo il 17 settembre, è proprio questa festa delle stimmate di San Francesco. Perché era un periodo in cui Francesco veniva sul Monte della Verna, veniva qui dal 15 agosto proprio al 29 settembre, faceva la sua quaresima, e nel 1224 Francesco riceve questo grande dono. Ma la cosa bella è che poi in realtà questo dono l'aveva richiesto, perché prima di riceverlo Francesco fa questa preghiera: Signore, prima che io muoia, fa che io senta nella mia carne tutto il dolore che tu hai sentito lì sulla croce. Pensate veramente che richiesta, una richiesta potrebbe sembrare assurda, però non si ferma lì Francesco, oltre a chiedere tutto il dolore, chiede anche tutto l'amore. Io sento nella mia carne tutto l'amore che ti ha sostenuto in quel momento, in un certo qual modo l'amore che dà anche un fine, dà anche un perché di quella situazione. In effetti Francesco mette insieme nella sua richiesta questi due aspetti, il dolore e l'amore. Aveva capito ormai al termine della sua vita, e morirà poi 2 anni dopo, ma era già molto già provato dalla sofferenza, dalla malattia, anche da una differenza e una difficoltà relazionale che in quel momento stava vivendo così. Ecco, proprio in quei momenti, ecco, Francesco capisce che l'importante è essere come Gesù, avere quegli stessi sentimenti, tutto il dolore e tutto l'amore, quasi a chiedere la consolazione, quindi l'amore per quei dolori. In realtà
Francesco, un uomo con i piedi per terra, sapeva che un amore che poi non si scontra in qualche modo anche con il dolore non esiste, anzi forse il dolore è la prova che quell'amore è profondo, ecco, non è passeggero. E riceve l'estima di questi segni della passione di Gesù, nelle mani, nei piedi e nel costato, gli compare, appare a Francesco un serafino alato, quindi con sei ali, vede la presenza del Signore insieme a questo serafino, dal quale riceve questo dono, il dono delle stimmate, e dicono le fonti, dopo averle ricevute, sente dentro di sé gioia mista, dolore, un'esperienza veramente unica, profonda, e veramente che Francesco oggi ci lascia. Le stimmate infatti rappresentano l'esperienza culminante della conformazione a Cristo di Francesco. Francesco attraverso le stimmate diventa il riflesso vivente di Cristo. Cosa vuol dire dunque comprendere il valore di questo evento del percorso spirituale di San Francesco? Mi verrebbe un po' da iniziare con la storia un po' di Francesco, perché in effetti questo combattimento che ha avuto interiore, che poi potremmo dire che perde ma poi vince perché perde, è un gioco di parole, ma in realtà è così, perché fino a quando lui, ecco, vuole gestire la sua vita, vuol fare il cavaliere, vuol andare in guerra, ha questo sogno, però vuole decidere lui come realizzarlo. Quando poi capisce che la vita la può veramente gustare donandola, e la vita si gusta quando la doni, allora quando fa questa esperienza, questo sogno lo mantiene però lo cambia. Non è più lui a dover gestirla, ma vuole essere cavaliere sempre, ma cavaliere del grande. E questo processo, direi così, di diminuire, come un po' Giovanni Battista che capisce io devo diminuire e lui deve crescere, questo processo iniziato lì quando incontra il crocifisso di San Damiano, quindi cambia vita, ecco, è durato per tutto il suo tempo, che noi oggi potremmo chiamare la nostra conversione, il tempo della conversione, fino alla piena conformazione a Cristo. Cioè lui diminuisce fino a far crescere dentro di sé quel Signore Gesù, fino, potremmo dire, a farlo venire fuori, perché proprio i segni della passione non sono semplicemente un dono che viene dall'esterno, ma sono la prova di una presenza che sta già dentro Francesco e che è cresciuta tanto fino anche a venire fuori appunto con quei segni. Ed è bello perché questo rende proprio vicino anche Francesco ai giorni d'oggi, quindi le stimmate possono ancora oggi dirci qualcosa. E mi ricollego proprio a questo che Padre Giuseppe ha detto, possono dirci ancora qualcosa? Infatti voi avete scelto una frase, un messaggio anzi molto dirompente, dalle ferite la vita nuova, proprio per questo centenario. Per aiutarci a rileggere questo evento straordinario alla luce dell'attualità e per coglierne proprio tutto il senso e la preziosità, come dovremmo vedere nelle ferite la possibilità di un nuovo inizio? Come farlo in modo autentico? È una domanda bella. Penso ci può essere una risposta che penso può valere per tutti, però poi ci sono delle strade che il Signore poi indicherà per ciascuno. Quello che mi sento di dire, anche sull'esperienza che ho vissuta da Francesco qui alla Verna, è che Francesco, grazie a quell'esperienza di dolore, capisce qual è il vero senso della vita. In qualche modo, quando si soffre, ci si appiglia alle piccole cose, le relazioni si intensificano, alcuni aspetti, ecco, del proprio carattere anche si purificano, si limano, e quindi la vita cambia interiormente, si acquista una sapienza da quell'esperienza di dolore che veramente fa maturare. C'è il rischio che il dolore, più che viverlo in questa modalità, possa diventare magari modo per inasprirsi un po' di più, per isolarsi un po' di più. Francesco invece ci insegna che per far diventare il dolore vita nuova va vissuto con Gesù. Solamente questa unione con lui può permettere al dolore di fiorire, di diventare vita nuova. Fino a quando lo tratteniamo, permettiamo a lui, a Gesù, di farci compagnia, di darci un senso a quel dolore, ecco, allora il dolore è semplicemente un peso. Nel momento in cui lo consegniamo e lasciamo che lui lo possa abbracciare e portare con noi, come è stato per Francesco d'Assisi, ecco allora che quel dolore può diventare vita nuova, può fiorire.
E forse è questo il messaggio che ancora oggi, dopo 800 anni, le stimmate possono consegnarci. San Francesco può ancora dirci, tutte quelle persone magari ci ascoltano e portano un dolore fisico oppure relazionale oppure un peso, che in questo momento non sanno cosa farsene, perché praticamente non hanno un perché, non sanno che luce può avere. Chiediamo con forza al Signore di poterci stare accanto, di poterci consolare, e anche chiedere a Lui: Signore, che cosa può dirmi questo dolore? Magari non c'è una risposta che è uguale per tutti. La domanda che possiamo fare può essere invece uguale per tutti, così come è stata poi in effetti per Gesù, che il suo dolore è servito per la nostra salvezza, perché in obbedienza e con la volontà del Padre ci ha liberati dal peccato e ci ha resi tutti fratelli e sorelle. Ecco la vita nuova che è stata per Gesù, e questa dinamica vale ancora oggi, dopo 2000 anni di storia, è stata per Francesco e vale ancora oggi per ciascuno di noi. L'ottavo centenario, come abbiamo detto poc'anzi, è stato inaugurato lo scorso 5 gennaio e continuerà fino al 17 settembre con diverse iniziative. Alcune di queste sono già state organizzate, tra cui dall'11 al 14 aprile a Firenze Francesco Live, un'iniziativa organizzata dalla pastorale giovanile dei frati minori della Toscana in collaborazione con la Gioventù Francescana d'Italia, l'Opera di Santa Croce e la Comunità dei Frati Minori Conventuali e il Comune di Firenze. È stata un'iniziativa pensata per i giovani e per stare con i giovani e avviare proprio un dialogo tra le generazioni. La domanda era proprio: cosa può dire Francesco ai giovani di oggi? Cosa è emerso? Come è stata articolata nello specifico? Ci racconti un po' qualche dettaglio? Sì, è stata un'esperienza, ecco, molto bella. C'erano circa 1000 giovani e in più momenti c'è stato anche uno spettacolo di Scifoni, l'esperienza di San Francesco, e i giovani si sono confrontati sui temi del rispetto del creato, dell'economia sostenibile, in alcuni temi oggi attuali. Abbiamo riscontrato veramente tanta partecipazione. Chi dice che poi i giovani di oggi magari sono poco interessati, ecco, non è sempre vero. Abbiamo incontrato giovani che si interrogano, che si pongono delle domande, e poi ecco, alla fine hanno prodotto delle loro domande da lasciare al presidente della regione toscana, e quindi hanno prodotto anche loro un piccolo documento con delle domande, quelle che sono le loro aspettative anche per il futuro. Quindi veramente possiamo essere soddisfatti. Oggi veramente Francesco è sempre attuale, ma anche giovanile, potrei dire, perché quel sogno di cui parlavo prima Francesco non l'ha abbandonato. Oggi Francesco direbbe ai giovani di continuare a sognare, di credere in se stessi, nei propri desideri, e ci tengo anche a sottolineare una prospettiva a volte passeggera. Una cosa è il desiderio è proprio quello che ti abita, la cosa che veramente ti appassiona. Quindi Francesco invita ancora oggi i giovani a desiderare in modo grande, a guardarsi dentro e a lottare anche per i propri sogni. Francesco ha cambiato il sogno, la modalità di essere cavaliere, ma non l'ha perseguito, è stato cavaliere, cavaliere in modo diverso, cavaliere del Gran Re. Oggi forse dobbiamo cambiare il modo di come realizzare i nostri sogni, però Francesco ci dice di continuare a lottare per i nostri sogni, i nostri desideri. Tra le altre iniziative, sul sito laverna.it c'è un elenco dettagliato di tutte le iniziative che durante questo centenario, durante questo periodo si faranno. Ci sono iniziative di carattere artistico, storico, culturale, per giovani e per adulti. E qui a Laverna, a Firenze, per dare la possibilità anche a tutti di raggiungere l'evento in modo più facile. Siete tutti invitati, ecco, a visitare Laverna, soprattutto in quest'anno, ma anche nei prossimi anni, ecco, ne vale la pena. C'è una fraternità che vi aspetta, e insieme con lodare e pregare il Signore. Padre Giuseppe, nello specifico, quale sarà il prossimo evento in programma? Un evento di cui ricordare sarà proprio quello del 17 settembre, perché il 17 settembre è proprio il giorno in cui ricordiamo gli 800 anni delle stimmate, e quindi ci sarà un'altra iniziativa per giovani che inizierà già dal 14 al 17, e poi
anche per gli adulti, ecco, qui c'è la nostra foresteria, quindi con la possibilità anche di pernottare qui. Ci saranno varie catechesi, la possibilità di pregare con i frati, qualche momento di preghiera specifico, e poi proprio la celebrazione liturgica del 17, il vivere in pienezza, ecco, questo mistero dell'estimata. Anche per chi non potesse venire alla Verna di presenza, ci può seguire sicuramente sui social, abbiamo la pagina Facebook, oltre il sito internet, la pagina Instagram, e quindi potete seguire varie iniziative, alcune saranno anche in diretta oppure anche qualche fotografia. E poi sicuramente col metodo che possiamo dire che unisce tutti e oltrepassa le barriere, che è un po' la preghiera, il sentirci un'unica famiglia tra tante case, anche a chilometri di distanza, pregando gli uni per gli altri, chiedendo anche questo amico in comune che tutti quanti e a cui ci rifacciamo, che è Francesco d'Assisi. Grazie Padre Giuseppe per essere stato con noi, grazie di cuore. A tutti un saluto, saluto tutto il clero e il vescovo della diocesi di Ragusa, tutti quelli che mi conoscono, perché sono stato lì io dal 2019-2022 a Chiaramonte Gufi, quindi saluto tutti, in particolare i frati, e poi un grazie a voi di Radio Caris e un grande abbraccio, grazie per la passione con quale fate questo servizio. Saluto e ringrazio tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici per averci seguito. A presto, Denise Arcieri.